buonasera a tutti. L'incontro di stasera è, credo, un incontro molto importante perché decisivo per il nostro territorio, vista la situazione politica in cui ci siamo trovati questi 5 anni. Scusatemi che vengo subito al sodo e bando alle ciance, un poco mutuando il modo di amministrare e di fare politica di Franco, cioè quello della concretezza e della pragmatica. Allora, innanzitutto un saluto, vi vedo molto numerosi e chiaramente credo che era un incontro che aspettavamo. Una campagna elettorale quest'anno sarà, credo, molto diversa da quella di 5 anni fa alla Regione, molto più sentita, soprattutto perché abbiamo vissuto una stagione di questo quinquennio molto negativa e deleteria, soprattutto per noi amministratori locali che abbiamo vissuto in questi 5 anni un rigetto proprio continuo e impensabile. Non era mai successo, penso, in tutti gli anni passati che gli amministratori pubblici, sindaci con la fascia, c'è Anna che è stata dovuta trattenere, perché praticamente non potevamo accedere agli uffici regionali per rivendicare dei nostri diritti, al di là di quello che poteva essere la validità della nostra richiesta, la risposta che avremmo potuto o dovuto ottenere, neppure quello. Ma oggi questo spero sia storia del passato. Inutile dire quello che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere come comunità montane, vivendo giorno per giorno continue mortificazioni, soprattutto gli operai che sono ancora indietro con molte mensilità di stipendio non pagate e con la difficoltà del futuro di questo ente, naturalmente anche del posto di lavoro, ma non solo del posto di lavoro, ma della vivibilità e della salvaguardia del nostro territorio. E credo che una valutazione in questi momenti va fatta, e va fatta più che in ogni altro momento. Ho visto oggi su internet, Guido Paolillo mi ha mandato una brochure che manda la Regione, quasi vantandosi di quello che ha fatto fino ad ora, che è riuscita a riorganizzare la vita degli enti montani con una riduzione del 56% della forza lavorativa. Beh, credo che questo non sia un risultato positivo, vista la crisi economica in cui versa l'intera nazione e l'intero territorio. E credo che se siamo riusciti a sopravvivere e a gestire almeno l'ordinario è stato grazie ai grandi sacrifici fatti soprattutto dai lavoratori, e non ripagati nella giusta misura, ma bando a queste cose, che se no facciamo solo le nostre solite lamentazioni. Noi abbiamo stasera il piacere di avere Franco Alfieri che apre, non per la prima sera ma nell'apertura della sua campagna elettorale e nei giri che naturalmente sta facendo e continuerà a fare, gradito un invito presso la nostra comunità per rappresentarci quello che è il suo programma, del suo impegno ne abbiamo avuto già esperienza passata e sicuramente sarà ancora più forte e più consolidata, anche perché qualche anno e qualche capello bianco lo sta facendo pure lui. Io l'ho conosciuto da quando giovanissimo sindaco, forse tra i più giovani d'Italia all'epoca, ha iniziato la sua esperienza politica che ha avuto naturalmente i risultati che tutti quanti conosciamo ed è inutile ripeterli qui. La nostra speranza è quella che riusciamo a ribaltare il governo regionale, che naturalmente ci sia anche una presenza del nostro territorio nell'esecutivo della nuova giunta regionale che sicuramente andrà a crearsi, perché
i presupposti sono buoni, i pronostici sono ottimi e credo che non ci saranno sorprese. Anche il risultato delle primarie che abbiamo vissuto, chi è stato impegnato anche nelle primarie sa bene che è stato un risultato raggiunto e strappato con i denti, con tutti gli ostracismi di questo mondo, anche all'interno del nostro partito, questo lo sappiamo e lo dobbiamo dire. Naturalmente oggi credo, spero che la situazione si sia rasserenata all'interno del partito, poi le buone regole della politica dicono che vale la regola della maggioranza, non possiamo fare come i bambini che tiriamo a sorte, poi se non esce a me non gioco più. Quindi siamo impegnati, saremo impegnati. Naturalmente il discorso importante qual è? È quello di veicolare questo messaggio a tutti. Oggi c'è purtroppo un grande desiderio di protesta, di astensionismo, di non voler condividere nulla della politica. E questo secondo me è il più grande errore, perché delegare gli altri, anche per noi, il non voto è la peggiore scelta che si possa fare, anche perché molto spesso chi sceglie di non votare è quello che poi protesta di più. Noi abbiamo uno strumento che la democrazia ci ha fatto conquistare ed è quello del voto, di esprimere il proprio voto, esprimerlo credo questa volta anche con soddisfazione, almeno parlo per me e credo per molti come me che sono impegnati in politica. Se votiamo Franco e De Luca non per disciplina di partito e non per il risultato delle primarie, perché possiamo dirlo con soddisfazione, abbiamo anche concorso a farlo realizzare, ma votiamo con soddisfazione. Questa soddisfazione la dobbiamo, credo, trasmettere anche agli altri. Perché? Perché il governo regionale è molto più importante anche rispetto al governo nazionale. Perché? Perché è quello più vicino al cittadino, quello più vicino alle istituzioni. Oggi con la fine lenta delle province, che sono naturalmente da portare ad esaurimento, il ruolo della regione riveste ancora maggiore importanza. E poi diciamo la cosa più importante, il candidato locale, non ce ne sarebbe bisogno, non ce ne sarà bisogno, ma vogliamo aspettare sotto la casa Franco. Quindi non è sicuramente non è la persona che chiaramente una volta che ha raggiunto lo scopo abbandona il suo territorio. Uno perché chiaramente lui ci crede e nelle cose che si mette in testa di farlo, abbiamo vissuto in quella parentesi di assessorato alla provincia in cui furono recuperati dei soldi che nessuno manco sapeva che c'erano e sono state fatte quelle ultime opere che abbiamo nell'anello del Monte Stelvio. Quindi questo significa che chi viene da un'esperienza amministrativa di un piccolo e di un grande comune, come lo è stato Tor Chiara, quando è stato sindaco di Tor Chiara, e come adesso che è stato sindaco. Perché, sono. Ha avuto l'esperienza nell'uno e nell'altro senso e sa quali sono i sacrifici che fanno gli amministratori locali, se non altro per essere ascoltati per le loro istanze. È chiaro che molto spesso noi chiediamo più di quello che è possibile avere, però da tutto viene poi una cerchia. Noi dobbiamo essere capaci di saper anche chiedere le cose possibili e le cose giuste. Fino ad ora non siamo riusciti neppure ad essere ascoltati e questo naturalmente ci ha creato questa situazione di disagio. Io credo che devo fermarmi perché chiaramente voi non volete sentire me ma volete sentire principalmente Franco e il suo programma. Volevo chiedere a qualche sindaco se vuole fare un saluto, un intervento e anche porre l'accento su qualche cosa e per anche
avviare e come dire, colorire anche questa campagna elettorale, che a volte anche le istanze e queste cose servono a creare anche e ad arricchire il programma che chiaramente Franco avrà già fatto. Quindi io vi ringrazio dell'attenzione, vi chiedo scusa se ho abusato della vostra pazienza e passo la parola a chi vuole fare un saluto. Grazie. In qualità di sindaco di laureato voglio innanzitutto ringraziare tutti i partecipanti a questo incontro di stasera, a tutti i colleghi sindaci, a voi tutti per questa calorosa partecipazione. Franco la merita e noi siamo convinti che diciamo, la Regione Campania debba come dire, interpretare il giusto ruolo che gli spetta come regione importante ed essenziale nell'area del Mediterraneo. Noi siamo convinti che il ruolo che la regione in questi ultimi 5 anni ha svolto non sia sufficiente affinché si possa avere lo sviluppo necessario e creare un futuro diverso rispetto a quello che tutti si aspettano, i nostri giovani si aspettano. Noi non dobbiamo assolutamente perdere questa occasione e per far sì che il nostro candidato, quindi consigliere regionale, abbia una forte voce nel consiglio regionale, noi dobbiamo dargli un consenso fortissimo e io sono convinto che questo consenso ci sarà soprattutto da parte nostra dell'Alto Cilento. Quindi vi faccio un bocca al lupo e poi vi invito tutti a lavorare nella maniera dovuta. Grazie. Caro Franco, si sente l'entusiasmo e la spinta non indifferente, quindi ti dovrai caricare pure di questi, tutte queste attese, di questa attesa veramente forte che c'è in tutti noi. Io una cosa solo voglio dire, vedete, il periodo che è alle nostre spalle speriamo che non si prolunghi ulteriormente, per tanti motivi e in tanti campi, nel mio campo in modo particolare, quindi nel campo della sanità, vedete, veramente ci sono grossissime difficoltà, è il momento di cambiare, è il momento veramente di dare la svolta. È il momento di mandare a casa questi amministratori regionali che ci hanno penalizzato e hanno penalizzato soprattutto questa zona, soprattutto le popolazioni sparse, hanno fatto piani, programmi in tutti i sensi e in tutti i modi, non conoscendo neppure le zone. D'accordo? Una cosa vi posso dire, per esempio, a titolo di esempio, io e il sindaco di Stella l'abbiamo più volte agitato il problema, io non sapevo che Sesto e Stella erano comuni di Vieraschi, a questo punto c'era il mare, non ce ne siamo mai accorti perché noi non siamo più all'interno, ma siamo pure tu, però pure tu di Omignano c'ha il mare, eppure Serramezzana almeno lo vede, ma noi non lo vediamo neppure, non siamo considerati zone interne, e quindi zone che sono per visti di servizi, guardate la viabilità, guardate i servizi sanitari, guardate tutto. Io ovviamente non mi voglio prolungare perché il vizio di noi sindaci che quando iniziamo con il microfono in mano non si finisce più, quindi dobbiamo dare il giusto spazio al nostro candidato. Però caro Franco, tu ti stai addossando, stai portando sulle spalle le attese di tutti noi, veramente te lo dico, c'è una grande voglia, una grande forza, una grande volontà di riscatto, veramente di partecipazione, quindi di darti la forza necessaria per rappresentarci nel consesso regionale, e quindi speriamo veramente che tutti ce la mettano con la maggior forza possibile perché si abbia un risultato veramente eccezionale. Portiamo il nostro candidato al consiglio regionale insieme con De Luca Presidente. Grazie. Buonasera, io stavo guardando
la foto di De Luca e di Franco Alfieri con la scritta Concreti. Secondo me mai coppia come De Luca e Franco Alfieri esprime proprio, rappresenta quella parola, concretezza. La concretezza l'abbiamo vista a Salerno, la concretezza l'abbiamo vista a Torchiara, ma essenzialmente ad Agropoli. Quindi non parole ma fatti, ed è questo quello che noi ci aspettiamo da tanto, perché di parole ne abbiamo sentite tante, ultimamente neanche più quelle, quindi proprio il silenzio assoluto. Di concretezza non la viviamo più da tanto tempo. Abbiamo vissuto, dicevo prima con Franco, un momento di gloria, ha vissuto il Cilento quando Franco ci rappresentava a Salerno. Lo vivremo sicuramente, ne sono convintissima, con Franco in regione, per cui non c'è bisogno di parole, basta questo, basta proprio pensare alla concretezza e sperare, e sicuramente riusciremo ad ottenere dei risultati, sperare che Franco vada in regione, perché non è importante ribaltare il governo che c'è adesso, ma ribaltarlo con le persone giuste, perché che vada al governo al centro-sinistra, che è il mio partito, però venga rappresentato da persone che non sono cilentane, persone che non sono capaci, persone che pensano ancora alla poltrona, mi dispiace, ma è comunque una perdita per il centro-sinistra. Quindi quello che a noi interessa è che chi ci vada sia una persona, una, due, 10, 100 persone, ma che siano le persone giuste. E quindi è per questo che anche noi, che facciamo parte, che siamo schierati politicamente, dobbiamo fare una cernita e scegliere le persone che sono adatte alla regione. Che ci siano amici, che ci siano parenti, chiunque esso sia che si candida alla regione, noi abbiamo il dovere di fare questa cernita e di scegliere le persone adatte, non una scelta dettata, se vogliamo, dal cuore, dalla simpatia, ma una scelta dettata dalla concretezza che noi ci aspettiamo. E con Franco, al di là di essere un amico, al di là di essere una persona che ha tutto il mio rispetto, è una persona concreta. Questo è il motivo per cui secondo me bisogna votarlo, per null'altro, per proprio per il suo modo di essere. Quindi Franco, sei tutti noi. Buonasera, sarò un decano telegrafico, perché nulla c'è da aggiungere a quanto detto a partire dal nostro presidente, nulla c'è da dire su Franco, perché lo conosciamo tutti. Io voglio fare solo una riflessione che facevo in questo istante. Guardavo un poco nei vostri occhi, carissimi amici cilentani, e i vostri occhi, secondo me, come i nostri, sprigionano entusiasmo questa sera, sprigionano affetto, sprigionano amore per questa terra, perché essere vicini a Franco Alfieri in questo momento significa amare questa terra. Questo angolo di territorio che per 60 anni è stato sempre penalizzato. La sua candidatura è un evento eccezionale. Io dico che la sua elezione a consigliere regionale, e sono convinto sarà il primo della lista, sarà un evento ancora più eccezionale. E di ciò ne beneficerà questo territorio. Questo territorio che è stato sempre e tuttora, come ricordava bene il Presidente Malatesta, penalizzato. E allora questo stesso entusiasmo di questa sera, secondo me, dobbiamo tutti noi presenti trasferirlo all'esterno, perché vedete che purtroppo scrivere il nome sulla scheda elettorale non sempre è semplice. Allora ci dobbiamo battere per questo, noi dobbiamo esprimere la preferenza Alfieri sulla scheda elettorale il 31 maggio. Per cui io credo che se veramente vogliamo un futuro migliore per i nostri figli, per i nostri nipoti, questa è una grande opportunità, e questa grande opportunità ce la dà Franco Alfieri. In bocca al lupo. Intervento. Allora, se non ci sono più interventi, consentitemi di chiudere la carrellata e passare subito la parola a Franco. Volevo aggiungere che poi, sentendo anche l'entusiasmo di tutti quanti i sindaci, e dobbiamo dire anche un'altra cosa, che quando ci stava
da parlare di candidature, Franco aveva qualche remora e qualche dubbio, perché lo posso dire, Franco, ma scusa, perché uno insomma aveva avviato un bel programma ad Agropoli e francamente un poco poi lo stesso ragionamento che ha fatto Vincenzo De Luca per la sua Salerno, e diciamo era anche un discorso che lasciare il comune, diciamo, per il quale aveva speso tanto e stava raccogliendo i frutti, anche se ben rappresentato oggi da Adamo, chiaramente aveva una, lasciava un poco di titubanza, e poi anche come sarebbe stata anche accompagnata questa scelta da tutti quanti, e per la verità tutti quanti, noi presenti ma anche i non presenti, abbiamo spinto, brigato, sollecitato, non dico imposto perché non si lascia in buono niente, però insomma gli abbiamo già fatto capire, detto che questa candidatura serviva a noi, serviva al territorio, anche dico ciascuno di noi tendendo anche un rapporto conflittuale con le proprie come dire amicizie politiche, e naturalmente oggi questa sollecitazione, questa richiesta di impegno va onorata soprattutto da lui, come diceva Michele, come dicevano gli altri, sollecitando tutti, cercando di creare un poco di entusiasmo in questa grande conquista, in questa grande conquista democratica che è il voto. Il voto è stata una conquista che credo vada speso comunque. Non è possibile non votare, e poi chiaramente organizzandosi anche per un voto espresso nominativamente, che non sempre, non tutti riescono a fare. Insomma, ci dobbiamo impegnare come ci impegniamo nelle campagne elettorali comunali, sapendo che lottiamo per il nostro territorio. Grazie, scusate. Ma buonasera a tutti. Io stasera ho voluto questa riunione qua, a Laureana Cilento, nella comunità montana, per iniziare bene, per iniziare con entusiasmo, per sentire davvero l'affetto delle persone. Questa è la mia sensazione di stasera, e ne sono davvero onorato. Quindi grazie per la presenza, grazie ai sindaci, ai tanti amministratori locali, assessori, consiglieri, e ognuno di voi, ogni volto è conosciuto e voi conoscete me. Diceva qualcuno, io non ho bisogno di presentarmi, nel senso che io ho sempre operato in questo territorio, ho sempre avuto relazioni di grande correttezza, diciamo che da giovane amministratore insieme a me sono cresciuti tanti amministratori in questo territorio, sindaci, assessori, consiglieri, ci siamo un po' accompagnati nella vecchia e nella nuova politica. E quindi non avrei bisogno di spiegare nulla a voi, soltanto affidarmi a un gesto di fiducia, di consenso che non mi è mai mancato, sapendo che io ve lo posso chiedere, nel senso io ho grande serenità. Sono stato sindaco a Torchiara, sono sindaco di Agropoli ancora per un mese, e quindi il mio agire soprattutto ad Agropoli non incide soltanto nella città di Agropoli, ma Agropoli è un po' il riferimento, quindi le cose fatte lì servono anche a noi dei paesi sopra Agropoli. Ma io voglio tracciare per un attimo il mio impegno in provincia di Salerno, dove non ho guardato al mio collegio di provenienza, perché ero eletto nei 6 comuni intorno ad Agropoli, 10.000 voti in 6 comuni, ma io mi sono sentito assessore provinciale per tutto il Montestella, per Cicerale. Ma io ho svolto il mio ruolo di assessore provinciale con grande responsabilità in tutta la provincia di Salerno. Però mi posso vantare, lo dico senza tema di smentita, che in quegli anni non c'è stata una sola strada provinciale del nostro territorio che non è stata interessata da lavori di ammodernamento.
attenzione, di ampliamento. E io lo voglio dire perché ormai si è cancellata, ma io spero non si sia cancellato nel vostro ricordo. C'era una bellissima scritta a Mercato Cilento, fuori dal mio collegio, un ampliamento eccezionale, impensabile, no? Abbiamo fatto una strada eccezionale, c'era scritto grazie Avvocato Alfieri. Sul muro si è cancellata quella scritta, come è giusto che sia, ma mi auguro che non si sia cancellato, insomma, il ricordo di quell'impegno straordinario che io ho avuto in provincia e che dal 2009 sapete bene come è andato a finire. Non c'è una strada che è nelle condizioni che possiamo definire sicure, dignitose, e quindi c'è una grande responsabilità, un abbandono che però è dall'agro a Sapri, non è che dobbiamo, insomma, guardare soltanto al nostro territorio. Il nostro territorio è un pezzo di territorio della provincia di Salerno, campano, che è stato abbandonato da questa regione e da quella provincia che abbiamo avuto fino a qualche mese fa. E io ho guardato sempre con grande attenzione, sono stato assessore provinciale, ho gestito i fondi FAS, e voglio ricordare la viabilità dell'area industriale di Ogliastro, Cicerale, ricordate la vecchia viabilità, 3 interventi di fondi FAS, riuscì anche, insomma, con il comune di Laureana Cilento a finanziare un piccolo intervento dell'ex convento di San Michele. Quindi un intervento sulla edilizia scolastica, molti dei vostri figli penso che andavano a scuola negli appartamenti al liceo scientifico, al professionale, liceo classico, restai pure i fondi per l'istituto tecnico commerciale, ma hanno preso altre vie. Quindi per dirvi che con grande serenità posso venire dinanzi a voi e dire che ho fatto il mio dovere quando ho avuto responsabilità. Ed è il disastro che viviamo nel nostro Cilento. Io voglio parlare del nostro Cilento perché probabilmente noi abbiamo avuto le ferite più profonde, perché è un territorio estremamente debole. Io sono nella sede della comunità montana e non vi devo io dire che cosa hanno combinato per le comunità montane, ma io dico pure che quelli non sono disastri naturali, cioè là c'è stata una modifica della legge 11 fatta da persone incompetenti che hanno fatto un errore, ma la cosa più grave è che pur riconoscendo l'errore non hanno modificato una legge, cioè dovevano cambiare le carte e non l'hanno fatto. Quindi è chiaro che oggi è facile dire vado in regione e risolvo il problema, ma certo che mi batterò in regione per risolvere questo problema, e c'è la possibilità di risolverlo perché bisogna modificare atti amministrativi o legge che altri hanno fatto e che hanno penalizzato decine, centinaia, migliaia di famiglie per le comunità montane, penalizzando la manutenzione del territorio e causando poi quelli che sono i disastri idrogeologici, che purtroppo per riparare i danni ci vogliono 100 volte i fondi che invece sarebbero utilizzati normalmente per fare la manutenzione. E io parlo della comunità montana perché ho iniziato da qua. L'unico ospedale in Campania chiuso è quello di Agropoli. Questa è un'altra vergogna, cioè ci hanno negato il diritto alla salute. E vogliamo parlare delle politiche sociali. Ho visto qualche operatore, voi sapete che i piani di zona, il ritardo nei fondi, i fondi che non arrivano, ma voi dovete sapere che il personale che è dietro lo sportello, che devi ascoltare la disperazione, il disagio, l'angoscia del cittadino che si rivolge al segretariato sociale, sono dei precari a loro volta. Quindi immaginate come, con quale stato d'animo un operatore sociale può rispondere a cuore aperto a un cittadino che gli chiede e che ha bisogno, quando dall'altra parte c'è chi da 7 mesi non prende lo stipendio, che sa che da un momento all'altro il suo contratto scade e se ne deve tornare a casa. Vogliamo parlare del trasporto locale, vogliamo vedere per andare a Napoli da Agropoli quanti treni ci sono dopo le 9 di mattina, e vogliamo parlare dei fondi europei che li stiamo utilizzando e non so come nei tempi supplementari. Noi stiamo utilizzando fondi 2007-2013, utilizzandoli però nel 2015, e i comuni dovranno rendicontare entro dicembre e completare le opere, se no ci sarà il disimpegno e saranno caricati sui bilanci comunali. Non vi devo fare l'elenco dei disastri, ma queste cose non accadono perché c'è un incantesimo,
perché c'è qualcuno che ha fatto una magia e ci ha condannato nel girone dantesco a vivere in questa sofferenza, in una terra senza speranza, che purtroppo vede i nostri giovani andare via senza alcuna possibilità di rimanere nel proprio paese, nella propria città. Queste cose le hanno causate uomini, classe dirigente, la regione Campania, Caldoro, facciamo nome e cognome. Allora, quando Lilli Malatesta diceva Franco lo abbiamo un po' spinto noi, e lo abbiamo un po' condizionato, lo abbiamo tirato per... è vero, io non vi nascondo il mio tormento per un senso di responsabilità verso una città che mi aveva votato al 90%, cioè una città che nel 2007 mi vota, mi affida il destino, pur sapendo di non essere cittadino agropolese, si supera quella fase. Poi nel 2012 sono stato rieletto con il 90%, una città di 21.000 abitanti. Non capita nemmeno nei nostri piccoli paesi una percentuale così forte, così insomma enorme rispetto. E quindi io sono stato molto tormentato perché dovevo lasciare una città. La regione Campania nel frattempo aveva fatto una bellissima legge che in poche parole impedisce al sindaco di candidarsi se non si dimette, e non solo si deve dimettere, quindi lascia la città in mano al commissario. E sapete che noi abbiamo scarpe doppie e cervello fino, dicono, a Napoli. Io il commissario da Napoli non l'ho fatto arrivare in una minorità, però ecco, io potevo starmene tranquillamente ad Agropoli per altri 2 anni, aspettare il terzo mandato, aspettare qualche altra scadenza, e anche starmene a casa, perché io ho iniziato a 18 anni, a giugno compirò 50 anni, sono 30 anni che sono negli enti locali, potevo anche starmene a casa, ma io ho ancora passione, se volete esperienza, competenza da spendere, quindi rispetto ai problemi che abbiamo non mi sono girato dall'altra parte, quindi metto in discussione la mia carica di sindaco e mi presento a queste elezioni che non sono una cosa leggera, perché vedete, oggi siamo nel mio territorio, nel cuore del mio territorio, ma io devo parlare a Nocera, a Pagani, ad Angri, a Corbara, a Torraca, a Sala Consilina, a Sapri, a Corleto Monforte. E Franco Alfieri ha lasciato una traccia molto forte quando è stato assessore provinciale, ma non ha il radicamento che ho in questo territorio. E quindi che cosa io chiedo a voi? Chiedo la spinta eccezionale, straordinaria in questo territorio, perché voi sapete come io agisco, che sono una persona che guarda in faccia la gente, che durante la campagna elettorale è disponibile, ma dopo di più, probabilmente dico anche qualche no, qualche cosa non riesco a fare, ma sulle battaglie concrete, quelle dei diritti, quelle del territorio, mi sono sempre speso e io dico abbiamo portato anche dei risultati a casa, sapendo però che le cose di cui abbiamo bisogno, vedete, noi abbiamo la prova e la riprova, no? Abbiamo fatto sfilate, proteste, la comunità montana, l'ospedale, abbiamo occupato, ma non ci ha ascoltato nessuno, quindi lo scenario necessario per cambiare le cose, è inutile che ci illudiamo che facciamo il blocco stradale ad Agropoli, le ferrovie a Napoli, non ci pensano proprio, quindi qual è la condizione che bisogna superare e qual è la cosa che deve cambiare? Deve andare un nostro rappresentante in Regione Campania, ma non un rappresentante qualunque, perché ogni territorio avrà il suo rappresentante. Lei parlava di esperienza, di competenza, di passione. Io credo che la condizione che c'è oggi con me sia una condizione che io credo che per tanti anni sarà irripetibile, perché avere una persona che si pone in un collegio di 158 comuni, qua parliamo di 20.000 voti per essere eletti, c'è una condizione per me molto favorevole perché c'è una partenza forte da questo territorio, ma c'è una conoscenza e c'è un apprezzamento da Scafati a Sapri, quindi c'è una condizione molto forte. Io non mi ritraggo rispetto agli impegni di altri territori. Io non è che vengo qua e dico aggiustiamo le strade del Montestilla o quella di Acquavella o quella di Serramezzano. Io vado ad assumere impegni anche nell'Agro Nocerino Sarnese, anche nel Saprese, nel Vallo di Diano, perché i fondi ci sono.
perché le programmazioni bisogna farle serie. Noi non vogliamo privilegi solo perché c'è un assessore regionale o provinciale di un territorio che fa? Fa il giardino nel suo territorio e poi gli altri si devono arrangiare. Allora io credo in uno sviluppo equo, diffuso e sostenibile dappertutto. Ci sono miliardi di euro. Perché qual è poi il paradosso che ci fa arrabbiare? Perché se siamo disperati, che non abbiamo una lira in tasca, c'è la regione che ha solo debiti, c'è una regione che non ha disponibilità finanziaria, allora noi ci dobbiamo, insomma, mettere la croce addosso e sappiamo che ce la dobbiamo vedere per conto nostro. Ma quando sappiamo che rispetto a questi disastri, e questi disastri sono causati per incapacità, per mancanza di programmazione, ma perché non hanno speso i soldi, e questa condizione di non spendere i soldi europei ci pone nella condizione di non poter chiedere i fondi allo Stato, e lo Stato dal 2006 che non finanzia i fondi FAS, fondi per le aree sottoutilizzate, che erano i fondi che abbiamo utilizzato per l'area industriale di Ogliastro, per il convento di Laureano e per altre opere che io ho programmato in provincia di Salerno. Perché lo Stato che ti dice? Ma tu non sei in grado di spendere i tuoi soldi, i fondi europei, tu sei a rischio di disimpegno, e per chi vuoi le risorse FAS o i fondi PON del Ministero? E quando noi abbiamo, purtroppo siamo costretti ai viaggi della speranza nella sanità, perché qua se ci vogliamo curare abbiamo qualche cosa di serio, bisogna prendere il treno o l'aereo, è una cosa onesta. È una cosa giusta quando una regione spende 10 miliardi di euro e spendiamo il 30% in più rispetto agli standard delle altre regioni, cioè 3 miliardi di euro spesi in più, ma non perché noi eroghiamo servizi migliori o non facciamo pagare le analisi o le radiografie alle persone, no, qua si paga uguale dal privato e dal pubblico, cioè 3 miliardi di euro che potrebbero essere risparmiate soltanto dicendo i servizi costano quanto costano a Milano, a Firenze o a Bologna. E 3 miliardi di euro e poi chiudiamo un ospedale che costa 15 milioni. Sono 200 ospedali come Agropoli con i 3 miliardi che la regione Campania spende. È una cosa grave. Dobbiamo sentirci male in maniera programmata, perché noi siamo stati chiusi perché non avevamo l'emodinamica, e che c'era Vallo giustamente che deve avere un ruolo importante, io lo andrò a dire a Vallo, perché qua non vogliamo aprire Agropoli e chiudere Vallo. Chi fa questa politica, chi alimenta queste polemiche è uno stupido, non ha capito nulla della politica, non ha capito nulla di Franco Alfieri, come fa politica. E allora io dico l'emodinamica, e l'emodinamica a Vallo funziona il mercoledì da un certo orario a un certo orario, quindi se uno gli viene l'infarto segniamoci bene, insomma, sul calendario c'è mercoledì mattina alle 8, no. Ecco, queste sembrano barzellette, ma non lo sono. E allora io non mi sono girato dall'altra parte, io sono consapevole della grande forza che c'è di tanti cittadini che mi hanno accompagnato in questi anni, che mi sono stati vicini da sempre, poi se ne sono aggiunti altri nuovi. C'è un territorio che ha saputo apprezzare, che amministra con determinazione, con coraggio, che fa le cose, la concretezza. Poi questa grande opportunità che ci viene offerta da un grande presidente, io dico Vincenzo De Luca, e non è che non l'ho citato prima. Guardate, la regione Campania non è che è un comune, noi non ci facciamo illusioni, la regione Campania è Napoli, è una regione che sì, la torre di Babele, Babilonia, forse là c'era più ordine, noi non ci facciamo illusioni, e perciò non ci vogliono persone qualsiasi, qualunque persona può andare in regione Campania e cambiare le cose. Chi può cambiare le cose? Chi ha dimostrato di saper cambiare le cose? Vincenzo De Luca è stato sindaco di Salerno, una città del sud, che ha fatto cose come si fanno al nord. Agropoli ha fatto cose così come si fanno in una cittadina del nord, la pulizia, gli impianti sportivi, le scuole, la crescita, la valorizzazione, quindi le cose si possono fare. E la metodologia è la stessa. È vero che
le problematiche in regione saranno più gravi, ma il metodo è sempre lo stesso: impegno, competenza, coraggio, non legami con ambienti che non ti fanno fare le cose, estrema libertà, lavoro dalla mattina alla sera, programmare le cose, affrontarle con priorità, perché bisogna affrontare le cose tenendo conto della gravità dei problemi. E io lo dico sempre, nelle nostre famiglie come facciamo? Se abbiamo solo 5 euro e ci servono per le medicine o per andarci a fare le unghie, pensi che andiamo in farmacia o no? E la regione Campania fa solo le unghie e non è andata in farmacia. Ha speso soldi, ha consumato, ha buttato soldi, a discapito però delle popolazioni, soprattutto quelle più deboli. Ma io lo dico senza, e lo faccio estremamente convinto. Quando poi c'è questa polemica e politica ormai retorica che dice si piglia tutto Napoli, l'altro Nocerino, no, quella povera gente. La regione Campania è abbandonata dappertutto, quindi c'è da mettere mano in tutti i posti. E quando poi si fa una politica sui fondi europei, il Cilento, tranne la costa, e io dico pure la costa fino a un certo punto, perché c'è vitalità nei paesi della costa soltanto un mese e mezzo all'anno, io non vedo grandi differenze tra un paese di mare a dicembre e Sessa Cilento, tra una città più grande, un paese più grande. E la regione Campania che fa? Ritiene che Sessa Cilento, Serra Mezzana, Laureana, Lustica, non sono aree interne, no. Le aree interne sono soltanto Piaggini, Sacco, hanno scelto a Vallo della Roca, 3-4 comuni, e quindi ci sarà una sperimentazione di determinati fondi, determinate misure solo per quei comuni. Questo significa privilegiare alcune persone e alcuni territori a discapito degli altri, cosa che io non voglio fare, che De Luca non vuole fare, teoricamente, perché poi non risolveranno alcun problema, perché saranno le solite cose inutili che non produrranno conseguenze. Io non vi voglio assolutamente tediare, né voglio approfittare della vostra gentilezza, della vostra cortesia, però la riunione di stasera è davvero importante, perché è qua che devo avere la spinta maggiore, è qua che non devo spendere troppe parole. Poi è chiaro, ci possono essere persone a cui non sei simpatico, hai detto qualche no o che non hanno ottenuto qualche cosa, ma estrema libertà. Su questa scheda alla regione bisogna scrivere nome e cognome, me ne farò una ragione se qualcuno non vuole votare o vorrà votare altri. So che in questo territorio sarete anche alcuni di voi stimolati per votare candidati di altri territori, poi vi facessero però sapere qual è il motivo per cui bisogna votare altri candidati di altri territori, quindi ve lo farete spiegare. Questo è un territorio che come mai ha bisogno di unità, di compattezza, di sostegno, di sostenere il candidato, insomma, locale, perché poi locale fino a un certo punto, perché mi sentono a me candidato locale anche a Sacri, mi sentono candidato locale anche a Capaccio, anche a Eboli, perché la gente si vuole affidare a persone capaci, concrete, che lavorano, che fanno le cose, che le sanno fare. E quindi la classe dirigente politica non è tutta uguale, e noi veniamo da una politica, io vengo mai pentito dalla Democrazia Cristiana. Qua siamo quasi tutti forse democristiani, quasi tutti, ma quella era una scuola, così come anche quella del Partito Comunista, e oggi siamo insieme nel Partito Democratico, dove si iniziava ad attaccare i manifesti, si stava in sezione, poi forse si candidavano in consigliere, al consigliere comunale, quindi si arrivava, si partiva da Chirichetti e lentamente si arrivava un po' più in alto. Quindi c'è grande penuria di classe dirigente che viene da una formazione politica seria, che conosce gli atti, che distingue la differenza tra una determina e una delibera, che conosce le competenze degli enti, che conosce il funzionamento finanziario, che conosce il bilancio, perché vedete, per contare e per far avere il primato della politica sulla burocrazia c'è bisogno di una classe dirigente competente. Perché se no, con tutto il rispetto che
con tutto rispetto per i funzionari, ci sono signori funzionari, signori dipendenti, di cui io non voglio parlare, perché se la politica riesce a fare le cose è perché a volte incrocia funzionari coraggiosi, competenti, rarissimi. Perché se no la cosa che ti dico è chi si piglia la responsabilità. E allora c'è bisogno di una politica forte, competente. Io, dice, ti devi far carico, ti devi sentire responsabile delle ansie, delle problematiche di questo territorio della provincia di Salerno. Io me la sento, sinceramente. Ti faccio una cosa. Lo sfascio, l'insuccesso di questi 5 anni è difficile di insomma, ripeterlo, ma sarà molto difficile insomma, ed esemplare la nullità di questa classe dirigente che ha mancato anche a volte di rispetto. Io non sono stato ricevuto per parlare dell'ospedale. Penso che a voi è capitata la stessa cosa, quindi mandiamo proprio delle regole. Io sono io qua, comando io, non penso a nessuno. Ecco, questa è l'arroganza di un potere che non serve la gente, che non serve il popolo, e probabilmente ha perso definitivamente il contatto con la gente, non incrocia più gli occhi di qualche persona, di tante persone che soffrono direttamente, che hanno una preoccupazione o un'ansia per i propri figli. Che poi la politica è questa, perché poi a che serve avere una viabilità, avere un'opera pubblica, avere i trasporti, cercare di valorizzare il territorio con il parco? Significa avere sviluppo, avere progresso. Lo sviluppo e il progresso che cosa porta come conseguenza immediata? Il lavoro, stare bene, la qualità della vita. Quindi la scommessa della politica, soprattutto per noi del sud, è il lavoro. Io l'ho detto l'altro giorno, non ricordo, a Capaccio, che guardate, è frustrante ed è anche doloroso per un sindaco che probabilmente insieme agli altri amministratori locali è l'unica istituzione che riesce a mantenere ancora un contatto con le persone. E nessuno ti viene a chiedere più la strada, insomma, la luce, perché sono delle cose di cui se non ci sono non si fanno, la gente se ne fa una ragione. Ma la gente in maniera pressante, con le lacrime agli occhi, viene a chiedere un lavoro per sé o per evitare che i propri figli vadano via. Questo è il grande dramma, la grande preoccupazione di ognuno di noi, anche di chi vi parla. Allora io dico che quando parliamo delle cose di cui abbiamo bisogno, la conseguenza, quella che noi vogliamo, la conseguenza che noi auspichiamo, il nostro sogno è che i nostri figli non vadano via, e che se qualcuno vuole andare via perché lo fa per scelta, perché vuole fare un'esperienza all'estero, perché ha scelto una professione o un lavoro dove qua non c'è alcuna possibilità, io dico, noi dobbiamo lottare come leone tutti insieme affinché i giovani non siano costretti ad andare via. Allora io ho detto a Capaccio che noi nella vita abbiamo delle cose rispetto alle quali non vogliamo rinunciare mai, che sono irrinunciabili. Allora noi dobbiamo arrivare al punto, per avere forza, coraggio, determinazione, una voglia di resistere, dobbiamo arrivare al punto che il nostro paese, la nostra comunità, il nostro borgo deve diventare un valore che è irrinunciabile, e questo lo si può fare solo se la politica fa il suo dovere, e io voglio fare il dovere fino in fondo come classe dirigente regionale. Vedete, la campagna elettorale è breve, fra 60 giorni, ecco, a quest'ora si vota ancora, quindi saremo tutti impegnati a depositare il voto nell'urna, e spero che ce ne siano tanti. Ma io quello che chiedo a voi stasera è quello di fare un lavoro e un impegno corale di tutti voi. Non dobbiamo perdere nemmeno un voto, dobbiamo convincere innanzitutto le persone ad andare a votare, perché c'è tanta rassegnazione, c'è tanta delusione, c'è tanta amarezza che noi dobbiamo far superare, anche perché guardate, non andando a votare non si risolve nulla, perché ci saranno altri che andranno a votare, sceglieranno classe dirigente non adeguata, che probabilmente non farà gli interessi della gente. Quindi votare, votare bene. La grande differenza, qualcuno dice, la sfida di De Luca e Caldore è la stessa di 5 anni fa.
c'è una grande differenza. Caldoro ha governato 5 anni e De Luca no, e quindi questa è una grande differenza, quindi la svolta e il cambiamento. Io credo che se abbiamo un poco di dignità, di orgoglio come cittadini cambiati, li dobbiamo andare a casa. Non abbiamo legittimazione a lamentarci, a dire che le cose che non vanno, perché se noi non mandiamo a casa questi che hanno causato questi guai, siamo persone senza dignità, non abbiamo gli attributi per essere cittadini e per poter lamentarci e per pretendere i nostri diritti. E in questo cambiamento con Vincenzo De Luca io lo voglio accompagnare in questa avventura, che non è un'avventura perché è impermeata di incertezze, è un'avventura perché sarà vincente. Faremo le cose, spenderemo i fondi europei nei tempi giusti, sceglieremo di fare opere di infrastrutture importanti che servono a rilanciare il territorio, dobbiamo aiutare le imprese, soprattutto io lo dico, qua siamo in un'area dove molti comuni fanno parte del parco, e apro una parentesi molto dolorosa, perché molti comuni sulla scorta di una debolezza economica, sociale fortissima vogliono uscire fuori dal parco. Io sono tra quelli che difende il parco con un ragionamento molto semplice. Il confine del parco non è la demarcazione tra lo sviluppo e il sottosviluppo, cioè quelli che sono fuori dal parco non riescono ad avere di più o non riescono a fare di più. Che cosa dobbiamo pretendere però? Perché se noi siamo riserva mondiale dell'UNESCO, se siamo riserva di biosfera, se ci hanno imposto un vincolo, quindi il mondo, perché l'UNESCO è il mondo, ci dice a noi cilentani, voi dovete preservare, dovete tutelare il territorio, siete stati bravi a tutelarlo finora, perciò vi abbiamo dato questo riconoscimento, però le istituzioni, ci sono le leggi che sono disapplicate, dovrebbero ristorare una comunità che subisce vincoli, e dovrebbe avere priorità di finanziamenti, dovrebbe avere agevolazioni fiscali e tributarie. Però immaginate le aree interne, quelle davvero che sono lontane dal mondo, che però sono obbligate a mantenere uno standard e un livello di protezione dell'ambiente. Noi li dobbiamo ristorare, li dobbiamo accompagnare, li dobbiamo compensare quel sacrificio che fanno. C'è un articolo 7 della legge istitutiva delle aree nazionali e i parchi che prevedeva la priorità nei finanziamenti delle aree parco. Non l'ha fatto la Regione, non l'ha fatto lo Stato. Io voglio far rispettare in Regione Campania questo articolo 7. E quindi facendo queste cose si dà un ristoro alle popolazioni, che c'è la desolazione. Un giorno chiude la scuola, poi chiudono gli uffici postali, poi chiudiamo le comunità montane, le province non ci sono più. Allora o fermiamo questa deriva, o se no esiste soltanto la rassegnazione, cioè dobbiamo dire, signori miei, questo territorio ha messo i chiodi a Cristo 2000 anni fa ed è condannato alla disperazione. Voi siete d'accordo con questa prospettiva? Io no. E perciò qua a chiedermi il sostegno, a chiedermi l'aiuto, a diventare protagonisti insieme a me in questa campagna elettorale. Non basta soltanto il vostro voto, è necessario che ognuno di voi nella propria famiglia, la rubrica telefonica, il parente, il conoscente, vi dico di più, il parente o l'amico che sta a Battipaglia, a Empoli, a Salerno città, e i cilentani sono sparsi nel mondo, in provincia di Salerno ce ne sono tanti, possiamo fare un grande lavoro. Possiamo fare un grande lavoro che aiuterà un po' tutti. Questa è una grande scommessa, ma non è la mia scommessa. Io ovviamente ci tengo, 30 anni negli enti locali, credo che uno abbia fatto palestra abbastanza per avere un ruolo diverso, dove uno può spendere l'esperienza, la competenza, la passione, l'amore per il territorio, perché questa è la leva che muove, che fa politica nei nostri paesi, se no sarebbe un sacrificio immane, perché non si potrebbe fare se non c'è la passione. Immaginate uno che si alza la mattina e si deve far carico dei problemi di tutti, solo un pazzo, però c'è la passione, chi va in bicicletta, chi va a caccia, chi va a funghi, chi va a ballare, chi va a giocare a pallone, c'è chi fa la politica come tanti di noi la fanno da ragazzi, da piccoli, e si prendono a cuore, prendono a cuore le comunità. E i nostri problemi però la soluzione purtroppo la troveranno solo in Regione, non c'è nessun ente
che può fare miracoli nei nostri territori. C'è bisogno della regione per la sanità, per i trasporti, per le comunità montane, per le politiche sociali, per i fondi europei. Quindi tutte le competenze che afferiscono lo sviluppo del territorio sono nella competenza della regione. Bisogna andare lì. E io per andare lì ho bisogno di voi. E io sinceramente, poiché sono abituato, e sapete che non sono un presuntuoso, non lo sono mai stato, no, perché quelle sono cose che non c'è o non c'è. Io non voglio andare a fare il consigliere regionale, voglio andare a fare l'assessore. Grazie! Ho potuto saggiare la differenza, perché io dal 99 al 2001 sono stato consigliere provinciale ed ero presidente di commissione, che mi sembrava tutta una cosa importante. Ma quando sono arrivato in assessorato e ho aperto il PEG dell'assessore, sono andato a vedere i residui sulla cassa depositi e prestiti, ho visto che il piano triennale lo facevo io, che indicavo io le priorità, che io dividevo i fondi FAS, allora l'assessore è importante. Lo abbiamo notato anche voi, quindi l'avete notato anche voi. Quindi per fare questo, che poi non è una velleità, ambire, aspirare ad avere responsabilità, io credo che sia normale, legittimo e sia anche naturale per chi, insomma, si mette in discussione. Sono convinto che insieme a Vincenzo De Luca potremo scrivere una pagina nuova della storia della Campania. E sapete bene che la Campania è determinante, qualcuno parlava del Mediterraneo, ma lo è certamente, sicuramente, per il Mezzogiorno d'Italia, che non fa parte, purtroppo, ahimè, dell'agenda di tanti governi, anche di quello attuale. Il Mezzogiorno è un po' abbandonato, è un po' sottovalutato, è un po' non considerato, però io dico che con la leva della regione riusciremo a fare grandi cose, a ripartire, a dare una speranza, a dare uno slancio. Quindi, grazie per tutto quello che farete. Siamo dalla Pasqua, quindi auguri a tutti e alle vostre famiglie. Diciamo per Pasqua, riposatevi pure un po'. Pasquetta, facciamo pure la Pasquetta, però da martedì campagna elettorale, perché voi sapete, non vi deluderò e soprattutto saremo nella condizione, ecco, così come facciamo stasera, di parlare di soluzioni, di programmi, di sviluppo, di cose belle. Quindi in regione sicuramente troveremo la strada giusta per sollevare il nostro territorio da questo stato di bisogno. Grazie ancora per il calore, per l'amicizia, per la stima. All'inizio mi ha anche commosso, ma ho superato l'emozione e la commozione perché ha prevalso il coraggio, la determinazione di dirvi le cose che vi ho detto. Buona serata.